Sono 150 i nuovi posti letto Covid attivati a Lucca negli spazi della Cittadella della Salute e Campo di Marte, posti che si vanno ad aggiungere agli altri 50 presenti nei padiglioni della struttura. Un intervento realizzato in tempi record, appena 30 giorni, ricorda il governatore toscano Eugenio Giani nel corso dell'inaugurazione. È una struttura estremamente importante perché complementare all'attività ordinaria e che dà il senso di un lavoro straordinario che la nostra Protezione Civile insieme alla ASL ha realizzato in poco più di un mese. Quando si dice che in Italia le opere pubbliche non vengono realizzate, questa è la dimostrazione. Tutti questi spazi oggi sono dedicati all'emergenza, ma sono pensati per rimanere a servizio del sistema sanitario, delle città che li ospitano e ovviamente dei cittadini, per andare a portare un contributo al potenziamento del sistema sanitario pubblico, che è quello che ci ha protetto in questa fase di emergenza. La maxi operazione è stata realizzata grazie anche all'apporto di molte aziende lucchesi che hanno lavorato incessantemente 7 giorni su 7, così da rispettare le scadenze. 2 milioni di euro, la cifra appaltata dalla Regione Toscana, che ha consentito al padiglione A della Cittadella della Salute di diventare una sorta di estensione dei reparti di malattie infettive della regione. I nuovi posti letto saranno disponibili per pazienti di ogni zona della Toscana e sono stati creati anche in via preventiva nel caso di una eventuale terza ondata di casi. Noi abbiamo di fatto in Toscana con Campo di Marte circa 500 posti, diciamo, aggiuntivi rispetto alla dotazione ordinaria degli ospedali. E questo è un utilizzo che io mi auguro non ci sia mai, ecco, mi auguro che si presti tanta attenzione e che non ci sia una terza ondata. Gli stessi lavori sono stati fatti non solo a regola d'arte per ospitare malati Covid, ma già con la previsione di ulteriori investimenti per una messa in sicurezza, per realizzarci qua, vedremo, se cure intermedie, se ambulatori per medici di famiglia, ambulatori specialistici, se trasferire qua alla scuola infermieri. Ma questo, diciamo, sarà attivo una volta che la pandemia sarà superata, perché sino ad allora dovrà rimanere libero nella speranza che non ci sia bisogno, ma nella possibilità di dover ospitare malati Covid.